dice Gramsci, nella storia reale, ecco, anzi dice qua, pagina 1221, la concezione hegeliana, pur nella sua forma speculativa, non consente tali addomesticamenti e costrizioni mutilatrici, pur non dando luogo con ciò a forme di razionalismo e arbitrarietà, come quelle contenute nella concezione bergsoniana. No, Bergson viene sempre nominato da Gramsci nei quaderni come paradigma del modo di concepire astrattamente la volontà, senza considerazione dei rapporti di forza, senza considerazione della concretezza. L'abbiamo già visto. Nella storia reale l'antitesi tende a distruggere la tesi. La sintesi sarà un superamento, ma senza che si possa a priori stabilire ciò che della tesi sarà conservato nella sintesi, senza che si possa a priori misurare i colpi come in un ring convenzionalmente regolato. Che questo poi avvenga di fatto è questione di politica immediata, perché nella storia reale il processo dialettico si sminuzza in momenti parziali innumerevoli. Appunto, vedete, la sintesi non è ritorno alla tesi, ma è passaggio dalla negazione dell'antitesi e produce qualcosa di più alto e di altro comunque dalla tesi stessa. Quindi è un passaggio questo che mi premeva leggere. Invece in Croce abbiamo una visione diversa, che è quella di un continuo trionfo della tesi. Come dice qui Gramsci, pagina 1220-1221, l'errore filosofico di origine pratica di tale concezione consiste in ciò che nel processo dialettico si presuppone meccanicamente che la tesi debba essere conservata dall'antitesi per non distruggere il processo stesso, che pertanto viene preveduto come una ripetizione all'infinito, meccanica, arbitrariamente prefissata. In realtà si tratta di uno dei tanti modi di mettere le brache al mondo, di una delle tante forme di razionalismo antistoricista. E dice ancora Gramsci, pagina 1220, contro Benedetto Croce, il Croce continua la storiografia della corrente neoguelfa di prima del 48, come fu irrobustita attraverso l'hegelismo dei moderati, che dopo il 48 continuarono la corrente neoguelfa. Questa storiografia è un hegelismo degenerato e mutilato, perché la sua preoccupazione fondamentale è un timor panico dei movimenti giacobini, di ogni intervento delle grandi masse popolari come fattore di progresso storico. È da vedere come la formula critica di Vincenzo Cuoco sulle rivoluzioni passive, che quando fu emessa aveva un valore di avvertimento, avrebbe dovuto creare una morale nazionale di maggiore energia ed iniziativa rivoluzionaria popolare, si convertì attraverso il cervello e il panico sociale di neoguelfi moderati in una concezione positiva, in un programma politico. Appunto, qui vedete Croce ha terrore dei movimenti giacobini, cioè dell'immane potenza del negativo, della negazione, dell'antitesi, e sulle orme di Cuoco è un fautore della rivoluzione passiva, cioè del partito della conservazione, come abbiamo visto. Per questo, dice ancora Gramsci, pagina 1219-1220, si può dire che la storiografia del Croce è una rinascita della storiografia della restaurazione, adattata alla necessità e agli interessi del periodo attuale. Croce è un conservatore totale da questo punto di vista, non soltanto sul piano filosofico, come abbiamo detto, ma anche, come vedremo tra breve, sul piano storiografico. Le opere storiche di Benedetto Croce sono un esempio imponente di questa storiografia neoguelfa, in cui esala il morfinismo politico del Croce, e di questo dispositivo con cui meccanicamente la tesi sempre si conserva e riassorbe il momento della antitesi. Ora, questo addomesticamento fuorviante della dialettica hegeliana,
operato dal Croce affiora nitidamente in tutti gli aspetti della sua filosofia, secondo Gramsci, ma soprattutto nel modo in cui Croce concepisce la storia. Con la storia che la visione hegeliana concepisce come banco del macellaio, ricordate questa espressione potente, come sempre accade in Hegel, sono espressioni di una potenza assoluta. La storia è un banco del macellaio, il mattatoio, la storia, in cui i popoli passano, in cui le grandi civiltà vengono fatte a pezzi, in cui appunto l'elemento conflittuale è dominante, in cui, se volete, è il negativo a fungere da principio del divenire. La storia in Hegel è il banco del macellaio in cui il negativo fa da motore, la contraddizione fa sì che la storia si evolva. Non vi è, cioè, in una prospettiva hegeliana, come sapete, una concezione irenica per cui la storia sarebbe semplice successione di accadimenti secondo l'ordine del tempo. In questo modo vi sarebbe una neutralizzazione della contraddizione. La storia invece in Hegel e anche in Marx procede per conflitti e superamenti dei medesimi, e la contraddizione all'interno stesso della realtà a far esplodere, come altrettante mine, dice Marx di Condrisse, come appunto mine che fanno esplodere la tesi in nuove forme. Ora, in Croce tutto questo non c'è. In Croce la storia non è un banco del macellaio in cui appunto vengono fatte a pezzi le tesi di volta in volta e tramite l'immane potenza del negativo si passa a figure diverse dello spirito, in cui c'è un'evoluzione. L'abbiamo visto, è meccanica ripetizione di ciò che già da sempre c'è in Croce. E quindi da questo punto di vista, anche da questo punto di vista, non stupisce che le opere storiche di Croce siano opere in cui evidentemente domina sempre, diciamo così, domina sempre il momento della tesi che riassorbe la antitesi, senza mai dar luogo a una sintesi più alta. Questo è evidente, secondo Gramsci, soprattutto se si considerano due opere fondamentali di Benedetto Croce, che sono la Storia d'Europa e la Storia d'Italia, che Gramsci studia nei Quaderni del Carcere. Perché queste due opere sono fondamentali per capire quanto Gramsci sta dicendo nel criticare Benedetto Croce? Essenzialmente per questo motivo. Per questo motivo. La Storia d'Europa ha una specificità, dice Gramsci, che non deve essere trascurata, perché è lì che trova conferma l'analisi gramsciana, la critica gramsciana dell'hegelismo addomesticato e addomesticante di Croce. La Storia d'Europa studia le vicende europee a partire da una data precisa, che non deve essere omessa. La data da cui Croce prende il via per studiare la Storia d'Europa è il 1815. Cosa vuol dire partire nello studio della Storia d'Europa dal 1815? Significa esattamente rimuovere tout court la rivoluzione francese e partire dalla sintesi che ha riassorbito l'antitesi. Significa partire dalla sintesi che ha riassorbito l'antitesi facendo tornare in auge la tesi, potremmo dire. Partire dal 1815 significa far finta che la rivoluzione francese non ci sia mai stata, secondo Gramsci. Significa rimuovere l'elemento del conflitto, l'immane potenza del negativo, la disgregazione assoluta dello spirito. Significa appunto far credere, far vedere che domina sempre la tesi che ha già riassorbito l'antitesi. Analogamente, la Storia d'Italia, del Croce, parte da una data non meno significativa del 1815 per la storia d'Europa, che è il 1871, cioè, dice Gramsci, Croce nella sua Storia d'Italia affronta unicamente il periodo del consolidamento del regime dell'Italia unita, trascurando il momento del conflitto, dell'antitesi.
In questo modo, appunto, capite, nella storia d'Italia, rimuovendo il momento conflittuale antagonistico che ha portato all'unità, e nella storia d'Europa, rimuovendo il giacobinismo, i conflitti, e partendo dal 1815, si rimuove sempre l'elemento dell'antitesi, facendo credere che essa sia riassorbita sempre di nuovo nella tesi.